qualità, pazienza, velocità di trasmissione, in sintesi muovere velocemente il pallone. Contro una squadra la Gelbison capace di subire in trasferta soltanto due reti. L'11 di Vallo della Lucania, 8.000 abitanti, provincia di Salerno, è la rivelazione del girone C. Matricola terribile, è vero, pochi gol fatti, 10, ma soltanto 7 incassati, 6 i clean sheet in 11 gare. Colombo ripropone la formazione tipo. Milani non è al top, lieve fastidio muscolare, ma al 99% sarà in campo. Per 10 undicesimi la stessa formazione schierata al Menti di Castellammare di Stabia. Plizzari tre pali in difesa, Cancellotti, Brosco, Boben e Milani. A centrocampo Jabouin, Palmiero e Mora. Davanti Cuppone, Lescano e De Sogus, che sarà preferito a Colai. Così Colombo subito dopo l'eliminazione in Coppa ad opera del Gubbio. Bisogna vincere la partita, non c'è nulla da fare, bisogna fare la partita e provarla a fare con i giusti criteri, altrimenti possiamo così stare a guardare quello che è successo di là, ma se usciamo come stasera il sorriso ce l'avranno sia o il Catanzaro o il Crotone, non noi. Ho visto in certi frangenti il Gubbio abbassarsi, cercare di fare densità, poi il Gubbio ha anche provato a giocare, però quando si abbassa e quando diventa una squadra compatta è simile alla Gelbison, perché poi i numeri parlano chiaro di una squadra che ha subito 2 soli gol in trasferta, è vero che ne ha fatti anche 3, quindi, però probabilmente bisognerà avere una qualità incredibile, una pazienza e una velocità di trasmissione per trovare il varco. Gelbison in emergenza, ben 4 le defezioni in mediana, fuori il regista Papa, Correnti, Statella e l'ex Fornito, altresì indisponibili il lungo De Gente Caccavallo, ex Celano, 0 minuti in campo, soprattutto Alessio Faella, assenza pesante, riferimento imprescindibile del reparto avanzato, calciatore che difende, pressa e attacca, senza di lui 2 KO e un pareggio. Il tecnico è Fabio De Sanzo, 50 anni, ex difensore della Giulianova stagione 98-99. Allenatore Fulvio D'Adderio, 31 presenze e 2 gol, 1 in semifinale playoff per la promozione in B persa con la Juve Stabia, in carica dalla 5ª giornata, subentrato a Gianluca Esposito. Il suo score, 4 successi, 2 pareggi, una sola sconfitta a Pagani col Monterosi lo scorso 18 ottobre. In rosa l'ex Pineto abruzzese di Notaresco, classe 2003, Gianmarco Misisca, che lo scorso anno ha partecipato al Viareggio con la rappresentativa di Serie D. Di certo una grandissima soddisfazione. Una sola presenza quest'anno in Coppa, nessuna in campionato. Il probabile 11, D'Agostino Trepali, nel cuore della difesa, Gilli, Carnielutti e Loreto. Sulle fasce Nunziante e Onda, Uliano in cabina di regia, Mezzali, Graziani e Sevini. Davanti scalpita l'ex Teramo Kerematang, ma il tecnico dei cilentani potrebbe optare per un centrocampista offensivo, Citarella, tra le linee, a ridosso di De Sena. Così Fabio De Sanzo. Tanta qualità dall'altra parte, tanta voglia, pubblico penso molto numeroso, uno stadio fantastico e mi aspetto una partita per uomini duri. Uomini duri significa andare lì, avere coraggio e forza, e non posso chiedere di più ai miei ragazzi.